Ben ritrovati per la seconda parte di Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Siamo con l'avvocato Rossella Angiolini, ma avvocato matrimonialista. Parliamo dei disagi che ci possono essere in una famiglia che sta per divorziare o è in via di separazione, perché il range, lo spettro è abbastanza ampio quando si parla di questo, tante indecisioni, tanti tornare indietro o andare avanti. Ci chiama la nonna di un bambino di 5 anni. Mio figlio è deceduto lo scorso anno e mia nuora non mi permette di vedere mio nipote. Questa è una bruttissima situazione. Sì. Spesso si verifica perché i nonni sono fondamentali. Sono disperata. Come posso fare per vederlo e per tenerlo un po' con me? Mi fa tenerezza. Voglio anche consolarla e darle, diciamo, una buona notizia. Nel senso che con la riforma ormai, diciamo, dell'affidamento condiviso, che ormai è di 10 anni fa, in questa nuova legge è stato tutelato il diritto del bambino a mantenere un rapporto con i propri nonni. Perché dico il diritto del bambino? Perché ovviamente sono il diritto del bambino a mantenere il rapporto con i nonni, il diritto del bambino ad avere i genitori. Quindi la legge ha ritenuto che il rapporto tra un nipote e i nonni sia un rapporto fondamentale per la sua crescita e quindi importante da tutelare. Per cui lei, signora, potrà ricorrere al Tribunale per i minorenni a Firenze, chiedendo appunto al giudice di poter disporre modalità di visita in base alle quali lei possa continuare la frequenza con il suo nipote. Naturalmente su questo la legge è molto chiara, cioè il rapporto tra nonni e nipote è regolato e tutelato, in quanto fin dalla nascita questo bambino abbia avuto un rapporto con questi nonni, per cui tutto un tratto non vedere più, non stare più con i nonni, non andare più a casa dei nonni, frequentarli, sarebbe un trauma molto grave. Nel caso di specie il trauma per questo bambino sarebbe ancora grave. Perché? Perché oltre, ripeto, al grande dispiacere della perdita del babbo, conseguentemente ci sarebbe anche la perdita del rapporto con la nonna. Quindi le dico, presenti un ricorso al Tribunale per i minorenni e vedrà che il Tribunale per i minorenni tutelerà la sua richiesta, stabilendo quindi il ripristino di questo rapporto e stabilendo anche le varie modalità con le quali lei potrà vedere e tenere il suo nipotino. Perché ci pare giusto, visto che i nonni oggi servono tantissimo per l'educazione. Sì, Maddalena, devo dire questo, che i nonni oggi sono fondamentali, perché i genitori ovviamente lavorano tutte e due, quindi questi bambini quando non sono alla scuola materna sono nel 90% dei casi con i nonni. E poi c'è anche un altro aspetto, che questo lo devo dire, che è anche un aspetto di carattere economico, perché è stata fatta una valutazione in base alla quale diciamo quanti soldi le giovani coppie risparmiano, perché ci sono i nonni che assistono i bambini e poi essendo i nipoti. Quindi oggi è una società tale in cui la figura del nonno, della nonna, non è più una figura, diciamo, marginale come poteva essere una volta. Oggi diventa parte integrante dell'educazione e della crescita del bambino, e quindi giustamente il legislatore l'ha tutelato. Allora, un'altra telefonata. Sono separata da 5 anni. Mio marito non ha mai provveduto al mantenimento dei figli, ora voglio divorziare, come posso tutelare i miei bambini sotto l'aspetto economico? Questo è un classico, una domanda abbastanza... Dunque, signora, allora, tanto per cominciare, lei poteva anche separarsi dopo 3 anni. Divorziare dopo 3 anni. Adesso c'è il discorso del divorzio breve, quindi devo dire che i termini del divorzio sono ampiamente scaduti e fa benissimo a procedere con il divorzio. Dunque, il fatto che in questi anni suo marito non le abbia mai versato l'assegno di mantenimento per i suoi figli non vuol dire questo che lei l'abbia perso, perché lei ha maturato un credito naturalmente nei confronti di suo marito. E se suo marito ha, perché c'è sempre questo aspetto, un reddito da aggredire o anche un patrimonio, un capitale, una casa o altro da aggredire, da questo punto di vista lei è tutelato perché li può recuperare. Naturalmente in sede di divorzio questo fatto dovrà essere esplicato al giudice, per cui se il suo marito dovesse essere un dipendente, quindi avere un reddito fisso, e può chiedere al giudice che il datore di lavoro
trattenga l'assegno di mantenimento per i suoi figli dallo stipendio di suo marito e versarlo a lui. Nel caso invece in cui signora questo assegno non potesse essere garantito in tal modo e il suo marito ha degli immobili, può iscrivere un'ipoteca su questi immobili e quindi essere garantita qualora il padre non mantenga i figli. Però dopo tutto questo bel discorso le devo dire, signora, se il suo marito ha da perdere si può aggredire e vedere di farsi pagare, ma se il suo marito non ha né arte né parte e nulla tenente, purtroppo le dico, signora, che i suoi figli toccherà continuare a mantenersi come ha fatto finora. Questo è proprio all'atto pratico quello che, poi inutile fare tanti discorsi, quello che è nella realtà. Se c'è da prendere, la legge ti mette a disposizione degli strumenti per recuperare quello che lui non ha pagato per i figli, ma se questo non ha niente, purtroppo non c'è modo di recuperare niente. Ma se ha e non vuol dare? C'è modo di poter prendersi, no. La legge in questo caso tutela. Allora, sono proprietario di un appartamento che il giudice in fase di separazione ha assegnato l'uso a mia moglie e a mia figlia. Il mese scorso mia figlia si è trasferita per lavoro a Londra. Posso chiedere la revoca dell'assegnazione e tornare in possesso della mia casa? Sicuramente sì, anche perché il diritto di proprietà è un diritto tutelato dall'ordinamento giuridico e quindi nel momento stesso in cui questa figlia non utilizza più insieme alla madre la casa coniugale, è ovvio che questa deve ritornare al marito. Ora, naturalmente, questo lo devo dire, in sede quindi lei dovrà fare un ricorso al giudice nel quale chiede la modifica delle condizioni del divorzio, perché o della separazione, non so come, se è separazione o divorzio, però ovviamente qual è il però? Che se questa signora non ha un reddito tale che le permetta di potersi mantenere un affitto o non ha una casa sua, può darsi che il giudice stabilisca un aiuto economico da parte sua nei confronti della sua moglie o ex moglie per poterla mettere in condizione di pagarsi un affitto. Però dal punto di vista di poter riacquistare la libera proprietà della casa, glielo posso garantire, perché il giudice obbligherà sua moglie a lasciare la casa coniugale. Allora, andiamo avanti. Mi sto separando dal mio compagno, dal quale ho avuto una figlia di 3 anni. So che è obbligato a collaborare al mantenimento di nostra figlia. Concretamente, in che cosa consiste questo mantenimento? Bella domanda. No, dico bella domanda perché sembra, no, scontato che tutti sappiano in che cosa consiste il mantenimento di un figlio quando ci si separa, ma non è così. Allora, in primo luogo, questo va chiarito, che anche i genitori che non sono sposati sono tutti e due obbligati a mantenere i figli. Questo è un dato di fatto, cioè il matrimonio è irrilevante ai fini dell'obbligo di mantenere i propri figli. Quindi tutti e due i genitori dovranno collaborare al mantenimento dei figli in proporzione anche delle loro sostanze e della capacità lavorativa. Quindi questo signore dovrà tutti i mesi versarle un assegno di mantenimento che il giudice dovrà stabilire in base a determinati criteri stabiliti dalla legge, l'entità del reddito, se è proprietario di immobili, se può avere dei titoli di Stato, insomma, quella che è tutta la situazione reddituale patrimoniale del babbo, dei bambini, ma anche in considerazione della sua, cioè della mamma. Poi dovrà pagare al 50%, solitamente il giudice stabilisce questa percentuale, per quanto riguarda tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, per attività ludico-sportive. Oggi tutti i ragazzi, i maschi vanno a calcio, le femmine magari fanno il nuoto o la danza o altro. Naturalmente tutte queste spese dovranno essere preventivamente concordate, perché è evidente che anche queste attività, chiamiamole di contorno, non parlo di quelle scolastico-mediche ovviamente, ma quelle per attività ludico-sportive, dovranno essere scelte in base anche alla capacità reddituale, perché è evidente che se un genitore non può permettere al figlio uno sport molto costoso, ad esempio come può essere l'equitazione, e l'altro glielo vuol far fare, vorrà dire che il costo peserà soltanto sull'altro genitore. Quindi, come si vede, la tutela economica dei figli è piuttosto articolata. Allora, ho comprato con tanti sacrifici l'appartamento nel quale abito con mia moglie e nostra figlia. Mia moglie si vuole separare perché è innamorata di un altro uomo. Mi ha detto il mio avvocato che devo lasciare l'appartamento, ma perché devo andare via io se l'amante lo ha lei? Ha ragione anche questo. Guardi, da un punto di vista etico-morale le dico che lei ha ragione sotto tutti i punti di vista. Però purtroppo quando si va dall'avvocato, certo, bisogna distinguere, dividere la morale da quello che è giuridico e quello che prevede la legge. Allora, se lei e sua moglie non avevate figli,
non avete figli. Ovviamente lei ha il pieno diritto, come si diceva prima quando la figlia se n'è andata, di rimanere in casa sua, indipendentemente dal fatto che il matrimonio finisse perché lo voleva far finire sua moglie o lei. Ma quando ci sono dei figli, purtroppo mi si consenta il termine poco giuridico, Maddalena, ma è chiaro per chi ci ascolta, la fregatura sta nel fatto che il legislatore stabilisce che la casa coniugale deve assegnata al genitore collocatario, che ha il figlio con sé. Quindi il genitore finisce per usufruire di questa casa coniugale che in realtà viene assegnata nell'interesse del figlio. E le dirò che, ora quando le dico questo, questo signore sicuramente si sentirà male, ma le dirò che la signora, la sua moglie, potrebbe anche dopo la separazione decidere di andare a convivere con questo signore in casa sua. Questo è svenuto nel frattempo in casa sua. Ma pensa, Maddalena, che nel 2006 la famosa legge sull'affidamento condiviso prevedeva che se il genitore assegnatario della casa coniugale, pensa, andava a convivere con un compagno, una compagna a seconda di chi era, perdeva il diritto di abitare la casa coniugale, proprio per evitare queste situazioni di questo signore. La Corte Costituzionale l'ha ritenuto questa norma illegittima e quindi l'ha fatta decadere perché sarebbe stata una limitazione alla libertà personale. Quindi le dico, si rassegni, fin tanto che suo figlio, sua figlia, non so chi è, non sarà economicamente indipendente, lei purtroppo dovrà uscire di casa e non potrà riacquistare la disponibilità della sua casa fin tanto che appunto suo figlio e suoi figli non saranno economicamente indipendenti. Facciamo un'altra domandina, vediamo se ci sono risposte più rasserenanti. Sì. Quando mi sono separata da mia moglie abbiamo concordato un assegno di mantenimento a suo favore di 500 euro al mese. Ora sono in fase di divorzio e mia moglie ha trovato lavoro e io non intendo più pagare l'assegno. È possibile? Certamente, ha ragione. Ovviamente l'assegno divorzile non deve essere una rendita perpetua, no Maddalena? Di dire, io mi divorzio, ho 40 anni, tanto ciò che mi mantiene e non lavoro per tutto il resto della mia vita. No, il principio non è assolutamente questo. Quindi è evidente che un assegno divorzile viene anche determinato in base alla capacità di lavoro, in base anche all'età e a maggior ragione se ovviamente viene, come in questo caso, che la signora trova un'occupazione. Devo dire questo però, devo fare anche questa precisazione, che il giudice valuterà anche il reddito di questa moglie per decidere se togliere completamente l'assegno di mantenimento o di diminuirlo, nel senso che sia un reddito tale che permetta alla signora una vita decorosa. Per cui se tra il reddito del marito e il reddito della moglie che ora si stanno divorziando ci fosse parecchia differenza e questo reddito non fosse del tutto adeguato a poter vivere decorosamente, può anche darsi che magari il giudice glielo riduce, ma qualche cosa mantiene. Quindi ecco, deve essere, quindi in linea di principio le dico, lei sì, ha diritto, sì, sicuramente otterrà questa, però bisogna vedere se potrà essere esonerato completamente o si sarà sempre obbligato per una piccola somma, come ad esempio se la sua moglie vivesse con un altro uomo, quindi la convivenza viene considerata dal giudice, perché la convivenza aiuta moltissimo l'uno e l'altro a vivere, a maggior ragione lei sarebbe esonerato dal pagamento dell'assegno divorzile. Perfetto, siamo in chiusura di trasmissione per questo appuntamento con Linea Diretta con l'avvocato Rossella Angiolini, con la quale abbiamo fatto come sempre volentieri quattro chiacchiere su temi importanti e in continua, lo dicevamo all'inizio, evoluzione. Vi ricordo gli appuntamenti con Linea Diretta il lunedì e il venerdì dopo il telegiornale delle 14 intorno alle 14:15 e poi le repliche serali nei giorni successivi, ma soprattutto troverete tutti i video, e questo lo dico anche a Rossella, che vengono caricati costantemente sul nostro canale YouTube. Bene, tutto per questa edizione del nostro Linea Diretta, grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci.